Sul rinnovo delle concessioni dei maniali pugliesi urge una soluzione equilibrata. Il caso nasce nel momento in cui l'Unione Europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per non aver rispettato il sistema dell'attribuzione all'asta del diritto di utilizzare le coste da parte dei gestori degli stabilimenti balneari. I vecchi gestori rivendicano il loro diritto di insistenza, una sorta di precedenza acquisita col tempo, una rivendicazione che cozza con le aspirazioni dei nuovi gestori che partecipando ad un'asta avrebbero la possibilità di avviare un'attività legittima come altrettanto lo è quella di chi ha già investito capitali ed assicurato occupazione. È proprio su una soluzione equilibrata appunto l'assessore regionale competente Guglielmo Minervini che si ritiene ottimista sul margine di azione della regione legislativamente autonoma in materia di demanio. Molto possibilista sulla soluzione del problema è anche il presidente regionale del sindacato balneari pugliesi Antonio Capacchione. Ci sono quindi dei margini per risolvere questo problema? Ma io sono convinto di sì, c'è cioè, da parte e sta crescendo da parte di tutto il mondo politico la consapevolezza che difendendo le imprese balneari si difende il turismo balneare in sé e quindi una prospettiva di sviluppo per l'intera economia regionale e nazionale.